Se avete intenzione di fare ciao alla giornata mondiale della gioventù con il Papa Francesco, bisogna sapere come muoversi in città, come riconoscere un autobus urbano e come pagare per la corsa. Se si arriva in auto o in autobus, vi verrà inviato alle aree di parcheggio alla periferia della città. Si arriva al monastero a piedi in un'ora, dalle stazioni ferroviarie e Cestocia o a Stradoma al monastero si sarà in grado di ottenere solo a piedi in 15 a 20 minuti. Si può anche prendere i mezzi pubblici. Trasporti a Cestocia o a sulla base di tram e autobus. Tutti appartengono alla MPK e tutti hanno la scritta sul corpo. Come riconoscere un autobus della città? Quasi tutti i veicoli sono di colore bianco e rosso, la parte è anche grigio. Ci sono ancora gli autobus bianchi con strisce in viola e blu, giallo e rosso, o ricoperti di annunci. Per evitare confusione, ricordare che tutte le linee del pubblico sono indicate da un numero di 2 cifre. Percorsi città sono i numeri da 10 a 38, locali 53-69, non 50. Come pagare il viaggio? In Cestocia o a continuare a pagare per un singolo viaggio, il che significa che se si cambia da un veicolo all'altro, allora dovete comprare un altro biglietto. Noi li chiamiamo jednorazowy. essi possono essere acquistati in qualsiasi negozio di alimentari o edicola. Il prezzo del biglietto è di 3 zloty polacco per gli adulti e 1,50 zloty polacco per i bambini e gli anziani. È inoltre possibile acquistare un biglietto per un sacco di viaggi dal driver, ma attenzione, se l'autobus o il tram sono in ritardo il conducente può rifiutarsi di vendere. È inoltre possibile trovare macchina del biglietto, ma ci sono solo 3 situate nel nord all'interno del centro commerciale. La stazione ferroviaria centrale è al sud all'interno del centro commerciale. Questo significa che solo un paio di zone di parcheggio saranno nelle biglietterie automatiche vicino. I prezzi dei biglietti per tempo di percorrenza: 45 minuti 3,70 zloty polacco per gli adulti e 1,70 zloty polacco per i bambini, 60 minuti e 4,60 zloty polacco e lo zloty polacco 2,30 per i bambini. 24 ore 10 zloty polacco per gli adulti e 5 zloty polacco per i bambini. Fare riferimento al listino prezzi, mappe e altre informazioni importanti nel link qui sotto il video. Vi auguro un viaggio di successo. Ci scusiamo per la scarsa qualità della traduzione.